Prosegue la battaglia dei 5 Stelle contro la nuova legge elettorale. Il Movimento scrive al Presidente della Repubblica: solo Mattarella può evitare una catastrofe istituzionale, dicono i grillini. Claudio Mazzola. Non abbandonano la battaglia contro il Rosatellum bis, 5 Stelle, dopo aver presentato il ricorso alla Consulta, si appena di nuovo al presidente Mattarella con una lettera aperta, un suo momento di riflessione. Scrivono: è l'unica possibilità per evitare la catastrofe istituzionale a causa di una legge illegittima che può mettere a rischio la democrazia. Il Rosatellum bis fatto contro di noi, insiste Di Maio, che torna ad attaccare il sistema. Il riferimento è all'accusa di avere impresentabili in lista. Vogliono distruggerci, dice, forse ci riusciranno. L'invito ai militanti a mobilitarsi. Renzi, Salvini, Alfano, Berlusconi si sono fatti una legge elettorale per andare a votare e tenersi il vitalizio. Ma basta andare a votare per farli diventare una minoranza. Sul fronte interno sempre più marcato il ruolo di Luigi Di Maio nelle vesti di capo del movimento, ma non sarò l'uomo solo al comando, si legge nelle anticipazioni del libro di Bruno Vespa. Eppure, nelle sue mani la formazione delle liste per le prossime politiche, i criteri di selezione dei candidati, nonché l'indirizzo politico del movimento. A questo proposito Di Maio ribadisce il no all'alleanza con la Lega, Salvini da affidabile, dice, mentre sull'Europa avverte: i parametri si possono sfondare se si fanno scelte a favore degli investimenti. Il referendum sull'euro rappresenta l'extrema ratio.